La rêverie è la capacità di fantasticare in modo intuitivo. La rêverie è una parola che è stata immessa nel vocabolario psicoanalitico da Bion, che l'ha usata per descrivere la capacità immaginativa e intuitiva della madre che capisce lo stato mentale del bambino. Ad esempio, l'esempio che ho fatto in un'altra voce di cui abbiamo discusso è quello del bambino che piange. La mamma deve pensare che il bambino piange e capire perché piange. Ha mal di pancia? Ha freddo? È affamato? A seconda delle ipotesi intuitive che la mamma fa, che Bion chiama rêverie, la mamma può capire qual è il bisogno del bambino e provvedere. Tanto rassicurare il bambino che non sta morendo, che è soltanto un po' di fame. Ma poi anche, naturalmente, rispondere anche, naturalmente, provvedendo al bisogno. Allora la rêverie è la capacità intuitiva dell'analista per capire lo stato d'animo e la comunicazione del paziente. Siccome Bion non ha poi definito, ha usato la parola la rêverie, ma non ha definito concettualmente il processo, secondo la mia opinione modesta, il termine rêverie è stato usato in modo molto ampio da alcuni psicanalisti, per cui la rêverie sarebbe anche la fantasticheria che l'analista ha in mente nel momento in cui ascolta il paziente, e da questa fantasticheria l'analista può trarre delle, diciamo così, deduzioni di lo stato mentale o della comunicazione del paziente. Secondo me questo è un approccio alla rêverie che è stato, diciamo così, prospettato da Ogden, che è un analista americano abbastanza così conosciuto, almeno qui in Italia, ma un po' anche all'estero naturalmente. Io penso che la rêverie invece sia una intuizione emotiva, non tanto una fantasia libera dell'analista rispetto alla comunicazione. Quindi credo che Bion l'avesse usata come intuizione emotiva dello stato mentale dell'altro. Credo, cioè, che la mamma fa delle ipotesi e attraverso la sua intuizione emotiva capisce lo stato mentale dell'altro. Naturalmente allora l'esercizio della rêverie è un esercizio continuo dell'analista, però si potrebbe anche dire che alcuni pazienti sono capaci di rêverie, altri meno, come nella vita alcuni individui hanno capaci di rêverie. Ad esempio potrei pensare che la mia portinaia, che capisce lo stato d'animo dei miei pazienti, mi dice: dottore, oggi con quello lì non è andata bene la seduta, tanto per dire, una donna capace di rêverie.